tutti un benvenuto alla Casa della Memoria, dove hanno sede le associazioni più rappresentative che a livello nazionale hanno il compito e il dovere di ricordare la storia e nello stesso tempo di non dimenticare le vittime non solo di stragi e di terrorismo, ma anche di quelle che hanno combattuto per la libertà e la democrazia nel nostro paese. E quindi la Casa della Memoria di Milano organizza convegni e iniziative e soprattutto anche presentazioni di volumi che costituiscono le testimonianze vive di chi ha vissuto sulla propria pelle delle esperienze tragiche della storia italiana. Questa sera è qui a rappresentare la sua testimonianza, il suo diario di un rappresentante delle forze dell'ordine dell'arma dei carabinieri, Domenico Di Petrilli, che narra nel suo volume le vicende della lotta che hanno portato alla sconfitta del terrorismo in Italia, soprattutto durante gli anni di piombo, a partire dal 2000, dal 1978 al 1989. 12 anni di investigazioni, di indagini, di operazioni investigative dei carabinieri per individuare e acciuffare quelli che erano i responsabili della lotta armata. Io mi ero preparato una lunga riflessione sul libro, ma quelle che conta saranno forse le vostre domande, perché abbiamo qui non solo il professor Della Chiesa che ci parlerà esaurientemente del contenuto del libro, abbiamo l'autore, la Galli ed altri rappresentanti delle forze dell'ordine che sono tuttora protagonista di altre vicende della lotta al terrorismo, sia pure con connotazioni di radicalizzazioni violente del terrorismo jihadista a livello europeo e mondiale. Vorrei solo dire che appunto i protagonisti della storia degli anni di piombo non sono stati solo i terroristi che continuano ad autocelebrarsi come eroi della lotta armata, con interviste continue a livello giornalistico e televisive, con i loro numerosi volumi di testimonianze e anche con una compiacente mentalità di certi intellettuali che trovano, così danno una legittimazione storica a quella che è stata la lotta armata. Io voglio ricordare che proprio in questi giorni nella città di Milano sono state imbrattate le mura nella piazza Ferrara, in un quartiere popolare della periferia milanese, al quartiere Corvetto, inneggiando alle Brigate Rosse e alla liberazione della Lioce. Dico io, esistono ancora molti estimatori degli ex terroristi che non vengono considerati miserabili assassini e che hanno la pretesa di aver ucciso in buona fede e a fin di bene, non per fanatismo e odio politico di gran lunga maggiore di quell'odio che vediamo oggi nel terrorismo del radicalismo islamico. Si è scritta la storia degli anni di piombo ad opera di storici, ricercatori, intellettuali di parte, ma quello che era un male di ieri, l'assassinio politico, non può mai essere considerato un bene oggi, perché l'omicidio e l'assassinio, uccidere una persona umana è sempre da condannare, come è da condannare la violenza sotto qualsiasi forma essa si manifesta nella nostra realtà sociale. Quindi io sono grato
a Di Petrillo per il volume che ha scritto di testimonianza e un diario della sua guerra quotidiana che per 12 anni insieme ai suoi colleghi ha svolto per disarticolare l'organizzazione terroristica non solo delle Brigate Rosse a livello romano, ma anche altre organizzazioni terroristiche con un orizzonte rivolto anche a livello internazionale, dalla situazione in Francia al terrorismo internazionale e ai tanti collegamenti. Il libro va letto perché ci offre veramente degli spunti interessanti e vediamo questa volta che la storia sono proprio i militari, quelli che sul piano militare hanno sconfitto politicamente anche militarmente le organizzazioni criminali del terrorismo e i tanti gruppi di fuoco del terrorismo degli anni di piombo, quindi è giusto ricordare anche con la loro testimonianza storica quelli che sono stati gli anni tristi, i 20 anni della notte della Repubblica, a partire dalla strage di Piazza Fontana fino alle altre grandi stragi e alle tante vittime del terrorismo che sono state uccise dai vari gruppi di fuoco della lotta armata, del terrorismo rivoluzionario di sinistra e anche dei rivoluzionari di estrema destra. Quindi grazie alla casa editrice Pilampo per questo ulteriore volume di interesse storico che ha pubblicato, ma grazie soprattutto all'autore, al carabiniere, che è un figlio di carabiniere, e ai tanti rappresentanti delle forze dell'ordine che ancora oggi garantiscono la libertà, la democrazia, la sicurezza e la legalità non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale e nei nostri quartieri di Milano dove le varie forme di violenza esistono tuttora, anche se latitante quelle di natura politica. Grazie. Io ringrazio molto Antonio Iosa, presidente del Circolo Perini, ma padrone di casa in questa occasione per la Casa della Memoria. Lo ricordo anche per gli ospiti che non lo sapessero, e in questo senso avrei dovuto presentarlo prima. Antonio Iosa, oltre a svolgere da decenni un'attività importante in campo associativo a Milano, è stato anche vittima delle Brigate Rosse che lo colpirono alle gambe in un'azione di rappresaglia che venne compiuta contro quattro militanti della Democrazia Cristiana qui a Milano e che per effetto di quella rappresaglia ha subito più di 30 operazioni alla gamba, quindi diciamo che la sua presenza qui e anche i toni accorati che ha usato sono pienamente dentro la sua storia e siccome lo conosco da tanto tempo so quante volte di fronte al suo calvario personale deve misurarsi poi con le rivendicazioni di quello che è accaduto da parte dei terroristi in interviste pubbliche o velatamente rivendicate in libri. Quindi lo ringrazio per aver presentato questo nostro incontro che prende lo spunto da un libro che racconta la vicenda della lotta al terrorismo a partire dagli ultimi anni 70. Si intitola Il lungo assedio, l'autore è il colonnello Domenico Di Petrillo che ha guidato la sezione speciale anticrimine dei Carabinieri di Roma, che ha combattuto il terrorismo di sinistra, anche il terrorismo di destra, anche il terrorismo internazionale, ha una lunga esperienza compiuta alla guida di reparti speciali, poi è stato andato anche al SISD e credo che questa esperienza sia importante nel racconto che trovo sul libro perché come è stato detto autorevolmente da un altro
ufficiale che personalmente apprezzo molto, ma credo sia apprezzato da tutti, il generale Secchi, troppe volte i racconti di terrorismo ci arrivano da persone che lo hanno anche vissuto poco e che hanno avuto dei ruoli marginali nella lotta e nel contrasto della lotta armata. E questo ha un po' falsato tanti racconti, per cui spesso accanto ai racconti dei terroristi abbiamo dei racconti ambigui, equivoci, che vengono da persone che non si sono caricate per intero delle responsabilità di quel periodo e anche dei compiti che erano stati loro assegnati. Lo dico anche con dispiacere questo, perché il risultato nel corso dei decenni è stato che chi ha parlato e ha parzialmente costruito la memoria. Ed è questa una cosa che non può essere consentita, cioè la memoria va ricostruita per intero e io penso che chi ha combattuto il terrorismo in prima fila abbia davvero adesso il dovere di raccontare tutto. In silenzio si può stare se gli altri non parlano. Bisogna che il racconto sia popolato, che sia sincero, che venga da coloro che si sono esposti per molto tempo e che esponendosi hanno dovuto, perché no, anche incontrare delle difficoltà. D'altra parte non è stata una vicenda vissuta su un tappeto rosso, quello della lotta al terrorismo. A nessuno è stato possibile contrastarlo camminando sul tappeto rosso. Spesso sono stati contesti aspri, contesti difficili in cui le decisioni dovevano essere prese in pochi secondi e in cui bisognava ricostruire un mondo che soprattutto con i mezzi di allora era molto difficile ricostruire. Ho letto con attenzione questo libro appassionato, che è un libro che rimonta al periodo che va dalla fine degli anni 70 alla fine degli anni 80, che incomincia con una sezione speciale dell'arma che si misura con il terrorismo di Roma. Colonnello Di Petrillo questo lo racconta bene. Il governo non credeva che il terrorismo sarebbe arrivato a Roma, era convinto che si sarebbe radicato, che sarebbe limitato a radicarsi nelle grandi aree industriali, a Milano, a Torino, a Genova, che in contesti sociali molto diversi non potesse trovare delle possibilità di attecchire. Sappiamo che in parte questa lettura fu giusta, perché il terrorismo di Roma e il terrorismo di Napoli fu diverso dal terrorismo di Milano, che a sua volta fu diverso da quello di Torino e di Genova. Ma non per questo non mise radici. Le mise invece, le mise a Roma, dove attaccò frontalmente a livello più alto lo Stato, almeno in quel teatro operativo, appunto pensando al delitto Moro, ma ci fu anche il terrorismo delle borgate, il terrorismo diffuso, ci fu il terrorismo napoletano che non ebbe molti scrupoli dal punto di vista morale a trovare dei punti di incontro con la Camorra. Quindi quella previsione governativa in realtà era fondata su una idea di terrorismo che si riduceva a un contesto storico-sociale molto preciso, non aveva calcolato la forza espansiva invece che quel fenomeno avrebbe avuto. E Domenico Di Petrillo ha contribuito appunto a contrastarlo da quella piazza immaginata come inesistente, Roma. E il suo è un diario operativo, un diario di bordo, quello che accadde in quegli anni, la difficoltà di reagire, di prendere le misure, il loro comandante che li esorta a fare di più su Roma, perché Roma, proprio perché non si adattava agli schemi interpretativi più classici, più ortodossi, sembrava sfuggire all'azione investigativa, all'azione repressiva. A me è piaciuto il libro, è piaciuta anche la parte finale, quella in cui emerge quel mondo di relazioni familiari, di relazioni professionali, di relazioni istituzionali ravvicinate che fu decisivo per combattere il terrorismo. Non ci furono molto poche
famiglie che spinsero i protagonisti della lotta armata a lasciare il loro incarico. Nessuna si sentì coinvolta suo malgrado in responsabilità che non rispettassero il nome della nazione. È un mondo da esplorare. Io rimango, ogni volta che ci penso, rimango sempre di più stupito per quella, la grande capacità di autoformazione che ebbero i reparti di allora, che ebbero gli ufficiali, i sottufficiali e soprattutto i carabinieri di allora. Rimango colpito da sociologo nel vedere carabinieri con un modesto titolo di studio che si impossessano degli strumenti di analisi anche più raffinati della lotta al terrorismo e che si caricano di questo fardello di cui il paese per molto tempo sembra non volersi caricare. Ecco perché il libro ha una funzione positiva, perché incomincia a risistemare le cose, incomincia a, attraverso una visione interna della lotta alle Brigate Rosse, alle altre sigle dell'eversione, a fornire fatti veri. Sono tutti documentati, una documentazione impeccabile, non è documentazione ambigua quella che ci viene proposta, e a me farebbe molto, ma molto piacere che finalmente uscisse dall'epoca della documentazione ambigua, dai si dice, dalle illazioni, dalle doppie, triple, quadruple versioni, che ci fosse un racconto sincero di quello che è stato, come fortunatamente negli ultimi tempi ha incominciato a essere. Alla fine spero che abbia ragione questo tipo di racconto della narrazione per allusioni, della narrazione per colpi televisivi sensazionalistici. Procederemo in questo modo, darò la parola subito alla dottoressa Alessandra Galli che, come tutti sanno, come me e in forme diverse però, ha intrecciato la sua biografia giovanile con il terrorismo e ne ha purtroppo memoria e che, diversamente da quello che accade nelle presentazioni dei libri, il libro lo ha letto. Ecco, guardate che è una cosa rara che il relatore abbia letto il libro che presenta al pubblico. Poi darò la parola al generale Teoluzzi, comandante della regione Lombardia dell'Arma, che si accinge ad andare a Roma per rivestire un importantissimo incarico. Darò la parola al generale Tullio Del Sette, che è già comandante fino a pochi mesi fa dell'Arma dei Carabinieri, che molto ha dedicato alla ricostruzione della memoria, un suo grande merito, credo, quello di avere preso per mano il tema della memoria e di farsene carico ancora oggi, e che è voluto venire per questo a presenziare a questo nostro incontro, e infine il generale Domenico Di Petrillo, che però c'è il generale Riccardo Amato, che si è aggiunto con grande nostra soddisfazione, perché l'ho scoperto arrivando qui, che è vicecomandante dell'Arma e che domani darà il suo addio ufficiale al Nord-Ovest, che ha governato con le stellette per tanto tempo. E alla fine ci sarà appunto il generale, il colonnello Di Petrillo, che è l'autore. Darei lo spazio poi all'autore anche per fargli rispondere alle domande, alle osservazioni, agli appunti che gli altri relatori faranno. Quindi grazie a tutti i relatori, dico anche a nome della casa editrice Melampo, in presenza della casa editrice Melampo, do la parola allora a Alessandra Galli, la dottoressa Alessandra Galli. Ringrazio tutti per essere qua, io appunto
faccio parte dell'associazione AIDTER, sono magistrato come mio papà che è stato ucciso da prima linea il 19 marzo del 1980. Mi ha fatto molto piacere leggere questo libro perché è veramente una narrazione che ti catapulta nel mondo che avete vissuto voi, con tutte le vostre difficoltà operative, i sacrifici, le modalità con cui cercavate di contrastare questo fenomeno che era veramente difficile da acchiappare. Nel racconto ho ritrovato dei passaggi che mi hanno fatto tornare con la mente all'esperienza che aveva vissuto mio padre, che era giudice istruttore qua a Milano quando è stato ucciso, e che aveva svolto un'indagine molto rilevante sul covo, uno dei covi più importanti scoperti qui a Milano, in via Negroni, quindi il capo era Corrado Alunni. Io all'epoca avevo 18 anni e quindi ricordo, ho avuto modo di vedere come mio papà lavorava a questa indagine proprio per riuscire a acchiappare i fili dei collegamenti che questo gruppo aveva con altre organizzazioni e con altre sigle che erano di difficile catalogazione. Ricordo la cura con cui anche quando era a casa consultava il materiale che era stato trovato nei covi, come voi ricordavate, che erano sempre una fonte ricchissima di informazioni. Attraverso lo sviluppo dei dati, degli appunti, delle agendine che venivano trovate nei covi e con lo studio puntuale approfondito si riuscivano a ricostruire legami altrimenti impensabili. E questo lo ricordo ancora in maniera molto fresca, perché purtroppo quando mio papà è stato ucciso aveva da poco finito questa indagine, quindi è, diciamo così, gli ultimi ricordi che io ho di lui e del suo lavoro. Era lui impegnato nel cercare di acchiappare il succo di queste associazioni e individuare i capofila e i responsabili. Ricordo anche come è un'indagine che ha svolto con Armando Spataro, che oggi avrebbe dovuto essere qua ma non è riuscita a venire per problemi concomitanti, scusa, diceva, l'indagine che aveva condotto lui come giudice istruttore e Armando Spataro come pubblico ministero, e insieme ai carabinieri di stanza qui a Milano facevano spesso dei sopralluoghi in località in cui si sapeva che c'erano covi o posti dove c'erano nascosti vuoi armi, vuoi dove andavano a fare le esercitazioni appartenenti al gruppo prima linea piuttosto che delle formazioni comuniste combattenti. Quindi quello che viene raccontato in questo libro in parte mi ha permesso quasi di rivedere quel vissuto, quindi l'ho trovato particolarmente interessante, ma è un libro ricchissimo di informazioni, di collegamenti e al tempo stesso che incuriosisce, perché porta a ricordare com'erano gli strumenti che si utilizzavano allora per le indagini, l'utilizzo delle cabine telefoniche come momento di raccordo tra coloro che erano latitanti e ricercati, e quindi lo sviluppo di tutta quell'attività di indagine, i problemi che c'erano con l'informatica che allora era ancora agli inizi e che poi ha dato tanto aiuto. Ma quello che c'è di bello qua è proprio vedere la passione e la dedizione con cui tutti quelli che erano impegnati dal fare il pedinamento per strada a organizzare invece poi l'operazione di, diciamo così, di cattura, si impegnassero veramente al di là, credo, delle loro forze. Infatti ho colto il riferimento al fatto che chi era impegnato in questi lavori probabilmente dopo i 7 anni era difficile che potesse reggere, proprio per un problema di usura e di stress particolare. Quindi è un libro davvero interessante, è interessante perché ripercorre appunto gli anni 70-80, ma poi si butta anche più in là, arriva anche a periodi più vicini a noi, sfiora anche quelli che sono stati episodi di natura internazionale, traffico d'armi, eccetera. Ho trovato quindi molto, molto, davvero molto interessante. E ho molto apprezzato anche il riferimento appunto a non solo a
familiari che sono importanti in questi momenti, ma anche al riconoscimento che è stato dato anche alle figure femminili, che non solo partecipavano così per mascherare anche certe operazioni di appostamento, ma perché le figure femminili sono, rispetto a chi è impegnato in questo lavoro, secondo me sono sempre state fondamentali. Ho visto la figura di mia mamma rispetto a mio padre anche in quegli anni e penso che voi siate stato lo stesso per lui e tutti gli altri uguale. E quindi ho trovato davvero molto apprezzato questo riferimento al nostro ruolo, che non è un ruolo ancillare per questo, ma è un ruolo di sostegno e di compartecipazione e di integrazione. Quindi ringrazio molto. E non posso... Mi piace pensare che non sono qui come comandante della regione Lombardia, che ovviamente non è il privilegio di fare il comandante della regione Lombardia, ma come testimone indiretto a latere di quegli anni a Roma, perché nell'84 con il mio capitano, che era allora capitano del 7, che comandava la compagnia Roma Centro e comandava la cooperativa, e a seguire comandava la compagnia fino al 92. Il libro mi piace, mi ha emozionato per un motivo molto semplice, perché mi sono rivisto qualche anno fa, un po' più giovane, e soprattutto ho riassaporato un'atmosfera che indirettamente vivevo quando andavo a trovare il maggiore, che a secondo me era fatta carriera per lui, ma allora era maggiore di Berrillo, e quindi perché cercavo di capire, ovviamente per un giovane capitano chi comandava la sezione di crimine. Quegli anni era un mito, per un motivo molto semplice: comunque c'era una cappa di terrore che a Roma si viveva realmente. Oggi qua a Milano si parla di terrorismo internazionale, ma in realtà gli italiani non lo vivono, almeno fino ad oggi, non vivono questa tensione emotiva legata al terrorismo. Allora si viveva ora dopo ora, chi passeggiava in centro, chi andava al ristorante, chi andava al cinema. Quindi è chiaro che i giovani, come me, i giovani ufficiali, riponevano nella loro sezione anticrimine le loro speranze istituzionali ovviamente per l'Italia. Vi racconto alcuni episodi, così do un taglio al mio intervento meno aulico, un po' più concreto. L'arresto di Barbara Balzani, che io non ho vissuto perché l'hanno condotta gli operatori dell'anticrimine a Ostia nell'85. A un certo punto vengo chiamato intorno, forse l'arresto è stato fatto mattinata, non mi ricordo bene, verso le 2:30 mi chiama il comandante di regione, il colonnello Parino, un grande comandante di regione, mi dice: guarda, tra poco viene il tetto di Petrillo, dovete fare certa cosa, soprattutto fatela. Poi mi chiama Piero, il comandante del gruppo, ci hanno giù di sotto, dopo un quarto d'ora arrivano due alpette, una ancora mi ricordo dopo tanti anni, Nocciola, scendono, lui al giorno di suo maggiore, esce una donna un po' così dimessa, mi dice: ma la conosci? Dico: no. Cioè, chi è questa qua? Che ne so, fatto? Ti presento, così mi dice Barbara Balzrani. Barbara Balzrani, che era la prima rossa, era l'emblema del terrorismo, probabilmente romano, non solo romano, italiano, responsabile degli omicidi. Barbara Balzrani fu portata a casa da me, portata in camera di sicurezza, probabilmente con l'idea di un tentativo di farla collaborare, però con il magistrato sì, che allora, e così via. E di questo episodio rimane impresso un'unità dell'arma, perché in realtà poi quando ho ricostruito tutta la dinamica sentendo loro, potevano arrivare a un conflitto a fuoco a Ostia, probabilmente anche eliminarla fisicamente, perché c'erano tutte le condizioni, questa è l'armata, invece è prevalso il senso delle istituzioni, l'umanità, l'arresto si è fatto in condizioni di massima sicurezza, credo che non abbiate nemmeno sparato in quella circostanza, e quindi con l'umanità che ovviamente il terrorista non ha avuto. Umanità che poi, quando prima il capitano del generale del 7, se ti ricordi, questo non me lo ricordavo, quando si è tornato, siccome sentiva freddo in camera di sicurezza, portai un maglione di mia moglie. Quindi questo per dire, le istituzioni, la democrazia si basa su alcuni principi etici, si basa su alcuni principi umani, ovviamente questo è uno stile anche di vita dell'istituzione. Fermezza da un lato e umanità dall'altra. Mi permetto di raccontare un altro episodio che mi ha affascinato il libro, che è quello dall'arresto di Paolo Cassetta, conflitto a fuoco sulla Nomentana, mentre io non c'ero, non facevo, comandavo la compagnia,
chiaramente confusione, conflitto terroristi portati al policlinico, il principio al policlinico, maggiore di Petrillo, Cassetta, Paolo Cassetta, infatti è rimasto ferito qualcuno, tra cui questo terrorista, ferito un braccio, però mi ricordo, e la prima dice guarda non lo deve vedere nessuno, cerchiamo di portarlo dove l'ha portato, per ovviamente per essere medicato, curato, comunque l'umanità viene prima di tutto. E col maresciallo Bonacci, che è il capitano, col generale Setto conosce, facciamo questo percorso interno del policlinico, ne siamo interrati e lo portiamo in ortopedia. L'ortopedia, poche persone, l'ortopedico lo visitò, mi ricordo ancora la faccia di questo ragazzo, questo uomo non ha fatto, cioè ha fatto smorfie, ma non ha detto ah, mi era ferito. Ci dobbiamo spostare per andare a fare la radiografia, ascensore, si blocca l'ascensore, non ricordo questo forse, si è bloccato l'ascensore, si è stati 10 minuti bloccati in ascensore, ovviamente quando l'ascensore si è aperto l'ho visto tutti. Vabbè, questo è un dettaglio così, è più una curiosità. L'ultima cosa, che mi ricorderò tutta la vita, l'arresto, la gestione del palestinese che aveva fatto l'attentato, l'unico sopravvissuto del tentatore a Fiumicino. Nel 85, 13 morti, oltre 100 feriti, insomma alla fine la gestione di questo attentatore da parte dei colleghi, degli ufficiali, dei marescialli montati della sezione di crimine, l'attentatore fu portato al Ceglio con l'intendimento di farlo collaborare, devo dire iniziò a collaborare e fin qua io non sapessi più tanto come andava la compagnia. A un certo punto mi chiamano la scala generale, dice guarda devi prenderti la responsabilità di gestire il collaboratore prima di pronunciare gli ultimi 5 giorni alla regione Lazio, Piazza del Popolo. Portano Piazza, dico mai Piazza del Popolo, non riesco a capirla io uno che è ferito, perché questo era rimasto ferito. Insomma alla fine prendiamo questo dispositivo megagalattico per la tutela di questo palestinese che poi era un ragazzo che aveva passato la sua vita in un campo profughi a Shabra, la città in Palestina, e lo prendiamo in consegna dal punto di vista della sicurezza, che poi non è che facesse indagini. A un certo punto ero preoccupatissimo, si suicida, scappa via, un dramma nazionale. Vado a fare ispezione pomeriggio e trovo un infermiere con un camice bianco, un arabo sicuramente egiziano, che parlava in arabo, lui e che avevamo l'arrestato, il detenuto. E allora torno subito in ufficio, chiamo il Petrillo, non lo trovo, mi risponde Micheli e lì mi arrabbio, ma che è sta cosa, voi mi vedete sotto un arabo, questo camice bianco, datene zitto, quello è un collaboratore nostro, uno psicologo che cerca di fare attività di persuasione nei confronti del palestinese, che un egiziano era, se ricordavo egiziano, che lo convinceva, stai tranquilli, gli italiani hanno capito, ti vogliono bene, quindi dici tutto, e cominciato ovviamente, ho già iniziato prima probabilmente, ha continuato le sue dichiarazioni che sono tornate utili, penso al terrorismo, non solo nazionale, ma francese, spagnolo, greco e quant'altro israeliano. Quindi chiudo. Riprendo quello che diceva prima il professore della Chiesa, io l'ho letto come testimone e quindi è chiaro che mi ha dato delle emozioni particolari, mi ci sono ritrovato, sono tanti altri episodi che ho vissuto sempre alla parte terminale, è un libro che mi piace perché è un libro che per me che ho vissuto quegli anni sulla strada lo trovo attendibile, lo trovo reale e soprattutto che trasmette a chi lo legge le emozioni, la tensione, il valore operativo che in quegli anni si vivevano. Grazie per l'attenzione.